Stadio Carotti di Iesi torna fra le mura Michela Iesina, riceve il fanalino di coda a Porto Sant'Elpidio. La formazione di mister Marco Strappini cerca il ritorno alla vittoria dopo il pari di Macerata nell'ultimo turno. La prima iniziativa del Porto Sant'Elpidio, non trova il pallone però Tondini in area di rigore, per la Iesina invece alza troppo la conclusione Cameruccio, palla abbondantemente alta. Dall'altra parte il corner, Giovannini va ancora da Iachetta che calibra questo buon pallone che taglia i 16 metri senza trovare però l'intervento dei compagni di squadra. Poi ancora Iachetta sul calcio piazzato, controlla Schirripa fra i pali del Porto Sant'Elpidio che poi ha questo spunto su cui deve uscire ad allontanare Minerva dai 16 metri. Di nuovo Iesina dall'altra parte del campo, la girata di Iachetta, Schirripa pronto, non rischia sulla conclusione del numero 10 Leoncello. Si resta sullo 0-0 in questa sfida del Carotti, cerca l'affondo Cameruccio, pallone in aria che finisce sul braccio di Tondini, si prosegue tutto regolare, di nuovo Iesina con Giovannini, la conclusione dal limite, controlla Schirripa fra i pali degli ospiti, ospiti che si rivedono dall'altra parte del campo, si coordina bene Fuglini, la conclusione pericolosa va di poco oltre l'incrocio dei pali. Poi Iesina che rischia su questo disimpegno che mette in movimento Ferranti, deve uscire ancora una volta Minerva a evitare guai peggiori per la retroguardia Leoncella. Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di questa sfida del Carotti. Quando si riparte, la punizione del Porto Sant'Elpidio allontana la difesa Leoncella. Iesina che cerca di sbloccare la gara con questa iniziativa di Cameruccio, si accentra e tira, non trova la deviazione Campana, blocca Schirripa. Dall'altra parte il Porto Sant'Elpidio col pallone alzato da Frinconi in direzione della porta, deve alzare in corner Minerva su questo pallone insidioso, poi dal fondo fa sussultare Iachetta, la punizione che per poco non trova la porta da posizione molto defilata. Poi di nuovo Iesina, concludo, pallone in aria, non riescono però a intervenire i Leoncelli, il corner di Iachetta, il colpo di testa di Garofoli, palla che si impenna, Schirripa ancora c'è e tiene lì il pallone, mette il Porto Sant'Elpidio sul rilancio di Frinconi, beffa la retroguardia Leoncella, si presenta Bruni a tu per tu con Minerva che ci mette una grande pezza, salva la Iesina Minerva e allora Leoncelli dall'altra parte di nuovo con Cameruccio, si accentra, prova il destro, blocca Schirripa dall'altra parte del campo, Porto Sant'Elpidio ancora pericoloso col pallone messo giù da Bruni, lo gestisce sull'attacco di Orrietti, poi va a cercare in aria la conclusione di Ferranti che alza la conclusione, ma c'era la segnalazione di fuorigioco da parte dell'assistente. La Iesina ancora con Cameruccio, finisce giù sul lato corto dell'area di rigore il numero 3 della formazione di mister Marco Strappini, provando ad andar via ai giocatori di mister Palladini. C'è la punizione in favore della formazione Leoncella, alla battuta Campana alza il braccio in barriera Ferranti, il tocco col braccio, c'è il calcio di rigore in favore della formazione Leoncella. Quando siamo al 32esimo del secondo tempo, dal dischetto Iori può sbloccarla e non si fa pregare, spiazza Schirripa e va a realizzare il vantaggio della Iesina di Iori dal dischetto per la festa dei sostenitori Leoncelli. Una partita complicata che si sblocca dagli 11 metri, Iesina avanti con Iori, ma non è ancora finita perché appena 4 minuti dopo, su corner messo in aria da Bordi, c'è il contatto fra Grillo e Bruni. Per il direttore di gara ci sono gli estremi per il calcio di rigore oltre che per il giallo a Grillo, ed allora è durato soltanto 4 minuti il vantaggio della Iesina perché Bruni dal dischetto questa volta non sbaglia, coglie l'opportunità e va ad impattare battendo Minerva. Iesina 1, Porto Sant'Elpidio 1, ma insistono i Leoncelli. Trudo, azione quasi in fotocopia di quella di Cameruccio, la stessa di poco prima. Trudo, via, fra due, finisce a terra e conquista un prezioso calcio di punizione ancora sul lato corto dell'area di rigore. La battuta questa volta va Iori, il pallone in aria, respinto, lo tiene lì Cameruccio, poi il colpo da biliardo che va ad insaccarsi a fil di palo per la rete di Cameruccio che a 4 minuti dal 90esimo riporta in avanti la Iesina. Uno gioiello da parte di Cameruccio che firma il 2-1 in favore della Iesina in questa complicatissima partita che poi potrebbe vedere anche il tris da parte dei Leoncelli, la fuga di Trudi, il mancino, la deviazione di Schirripa che salva
e tiene in corsa fino alla fine un Porto Sant'Elpidio che però esce battuto da Carotti per 2-1. Partita difficile, la gioia dei giocatori della Jesina per un successo pesantissimo.